Ida Platano ha deciso di viversi Alessandro Vicinanza fuori dallo studio di Uomini e Donne, confermando che i suoi sentimenti per il Cavaliere di Salerno sono talmente forti da spingerla a vivere la loro storia d'amore in modo privato. Una scelta che ha spiazzato tutti, positivamente e negativamente, nello studio di Uomini e Donne, come documentato dalle reazioni di Gianni Sperti e Tina Cipollari, l'uno sorpreso, l'altra perplessa, a cui si sono accodati i pareri di Gemma Galgani, Armando, Roberta ed anche quello espresso da Riccardo Guarnieri. Ida ha deciso di mettere da parte i suoi dubbi e viversi la storia con Alessandro Vicinanza abbandonando la trasmissione. La puntata di Uomini e Donne del 23 novembre ha regalato al pubblico da casa questo colpo di scena inaspettato: la dama di Brescia si è decisa a fare ancora una volta un passo importante con cui ha confermato di provare qualcosa di forte per Alessandro. Dopo aver condiviso a Centro Studio le loro personali impressioni, con non poca emozione hanno concordato di uscire insieme dal programma. In questi giorni ho capito le emozioni e le sensazioni che mi porti, che sono decisamente forti, ha confessato emozionata Ida, a cui ha fatto eco il Cavaliere. Le mie sensazioni sono ancora più forti di quelle che provavo prima. I sentimenti nei tuoi riguardi sono troppo forti che oggi non riesco a fare a meno di te. Ida Platano lascia Uomini e Donne in coppia con Alessandro Vicinanza dopo un rapido scambio di battute insieme. I due hanno annunciato di voler uscire dalla trasmissione che ha fatto da cupido tra di loro. Una decisione suggellata da un ballo costellato da una serie di baci e dalla partecipazione del pubblico, che ha applaudito la scelta della coppia. Non è passata inosservata in studio la commozione dell'amica di Ida. Prendendo la parola Gemma Galani con le lacrime agli occhi ha ammesso: siamo molto amiche, le sono stata sempre vicina. Mi auguro che Alessandro sappia darle tutto l'amore merita. Parole di felicitazione espresse anche da Gianni Sperti, che ha detto rivolgendosi ad Ida Platano: si vede dagli occhi quanto è serena, spero che lui riesca a darle quello di cui ha bisogno. Leggi anche: Luciana Littizzetto difende inaspettatamente Giorgia Meloni, nessun diritto di giudicarti come madre, anche se partecipe alle emozioni del momento. Tina Cipollari non si è tirata indietro dall'esprimere le sue perplessità commentando sprezzante: nel giro di 20 giorni questa coppia si lascia, sentite a me. È una cosa troppo affrettata, è un fuoco di paglia. La finta freddezza di Riccardo Guarnieri lo ha però tradito dopo il ballo della coppia, che lo ha portato a dire la sua: ho accumulato tanta di questa indifferenza che non ho nulla da dire, un commento che ha comunque rivelato in pieno il suo stato d'animo rammaricato. Leggi anche: Carina Cascella sull'abolizione del reddito di cittadinanza, sono assolutamente d'accordo. Andate a lavorare.